l'auto smart possano incidere nel nostro campo elettromagnetico? Sì, molto, molto, perché comunque non è tanto la parte elettrica che gestisce la cosa, ma è l'accumulatore, le batterie, che comunque sono un volume importante, e lo stress elettromagnetico che uno subisce all'interno dell'auto elettrica non è da poco. Te ne accorgi che insomma ti stanchi più facilmente, riesci a tenere meno l'attenzione. Questo è un dato di fatto. Io immagino e spero che questa cosa via via verrà un po' risolta da chi costruisce le macchine. Ma attualmente, quando abbiamo fatto misurazioni all'interno di un abitacolo, insomma, l'elettricità, il body voltage, cioè l'elettricità indotta nel corpo, era importante, molto più importante di una normale auto elettrificata con tutti i vari suoi amminicoli, insomma. Per esempio, le aziende lo dicono di non stare, per esempio, quando la macchina è in carica. Quando la macchina è in carica, dentro si sviluppa qualcosa di esagerato. Però io vedo gente che legge il giornale dentro quando stai con la macchina in carica. Lì i valori schizzano a cifre importanti. Però ti ripeto, quindi io penso proprio che sulla base della rivelazione, attraverso strumenti, si determina un innalzamento. Sì, notevole. Si chiama SAR, e tu di ogni cellulare puoi conoscere l'emissione di radiazioni quando questo è in funzione, perché il cellulare che non è in funzione, devo dire che oggi tutti sono abbastanza silenti. Il problema è che il cellulare è sempre in funzione, perché scarica 3500 dati sempre. Ormai il cellulare è l'ultima cosa, quella di telefonare. Bisogna pensare che il cellulare crea un disturbo prima che dal punto di vista biologico, più dal punto di vista cerebrale. Quindi va a influire sulle frequenze cerebrali e quindi crea poi un disturbo a cascata dal punto di vista biologico.